Buonasera a tutti. Ringrazio a nome del Centro Culturale di Milano e ringrazio la collaborazione con il settimanale Vita e ringrazio quindi in particolare Bonacina che ha contribuito alla scelta dei testi. Questa sera proseguiamo il percorso già iniziato. È la seconda serata dedicata alle lettere ad Olga di Václav Havel, e sono lettere scritte durante la permanenza in carcere per 4 anni e mezzo, dal 79 all'82, e durante questa permanenza in carcere come dissidente per reato d'opinione, scrisse queste lettere. Sono lettere umanissime, scritte alla moglie Olga, sono lettere scritte durante un periodo di detenzione ingiusto e che però testimoniano la grande umanità di quest'uomo che prima di essere condannato è stato anche un grande drammaturgo. E questo lo dico perché si intuisce, si capisce dalle lettere il valore che dà alle parole e alla comunicazione. È importante sapere che durante questo periodo in carcere non era una vita facile, e anche nelle lettere, quando veniva scritto qualcosa che non era in linea con il regime, subiva una pena ulteriore. Ed è importante dire che dopo questo periodo di detenzione, quest'uomo, le parole che sentirete di quest'uomo, ecco, sono le parole di un uomo che diventerà presidente della Repubblica Cecoslovacca prima e della Repubblica Ceca dopo. È bello sapere che le parole di quest'uomo sono le parole di un politico, e sono le parole di un politico che non ha timore di andare in profondità di sé, della propria umanità, non ha timore di parlare di immortalità dell'anima e di metafisica della realtà, e soprattutto non ha paura di parlare della realtà pur in una condizione così apparentemente disumana e limitante come appunto quella del carcere. Questa seconda serata la sentirete più difficile, perché entra anche in temi più profondi, ma sicuramente vale la pena di ascoltare queste parole per capire in qualche modo anche e soprattutto quello che stiamo vivendo noi oggi. Non mi resta che augurarvi buon ascolto. Maggio 1981. Cara Olga, per la milionesima volta, io mi immagino come ci saluteremo il giorno in cui farò la mia apparizione a casa. Ah, e io parlerò molto e alla rinfusa, e tu mi accudirai devotamente, e sono certo ti mostrerai molto premurosa con me, almeno per le prime ore. E non appena possibile andrò in sauna a espellere con il sudore quanto accumulato, e andrò a fare una nuotata nella piscina di Podolì. Spero di non andare a fondo dopo tutto questo tempo. Immagino come le persone che mi sono più care mi daranno il benvenuto, e come andremo da qualche parte a consumare una buona cena, e quello che mangeremo e che berremo, come abbraccerò Zdenek e lo inviterò da Ivan, dove racconterò storie divertenti con piglio affascinante, e tutti voi sarete incredibilmente stupiti e riderete di cuore e forse piangerete anche un po'. Immagino ancora come organizzerò una festicciola per alcuni amici e poi un'altra per amici diversi, e quindi andrò a un'ulteriore bella serata e poi a un'altra ancora, e come ballerò il valzer con Andulka sulle note di È bello vivere, e come mi divertirà a vedere che alcuni dei miei colleghi di maggiore successo non sapranno che faccia fare quando mi incontreranno, e come dormirò al mattino quanto vorrò e farò colazione con vero caffè e rum,
Immagino anche come mi farò un lungo bagno immerso nella schiuma, lasciandoti raccontare tutte le novità e ascolterò tutti i nuovi nastri e dischi mentre sorseggerò whisky. E leggerò tutto quanto avrai, spero, impilato accuratamente sulla mia scrivania e passeggerò per Malastrana e sulla collina di Petrine con i cani e farò visita alle mie birrerie e chiacchiererò con tutti gli altri amici di sempre. E infine mi farò fare alcuni vestiti eleganti. Ormai mi sono rimasti soltanto i jeans. Ecco, tali fantasie sono ricorrenti, che tu lo voglia o no, e sono sempre eccitanti. Le elaboro fin nei particolari più minuziosi e a niente vale il sospetto giustificabile che alla fine tutto sarà diverso e lontano dall'essere così bello, perché nel frattempo il mio mondo sarà inevitabilmente cambiato. E perché ci sono e ci saranno anche in futuro ben altre cose che aspettare me e preparare al mio ritorno, il tipo di accoglienza che io, tagliato fuori come sono dalla realtà della storia, sogno così ingenuamente. Ma per non sembrare semplicemente un pazzo, di tanto in tanto, naturalmente, penso anche a cose più importanti, alla mia vita e al futuro in generale. Alla mia condizione, ai progetti, allo scrivere. Ma questi sono soltanto argomenti normalmente seri, di pensieri normalmente seri. La reale e infallibile sorgente di fiduciosa gioia e di inesauribile consolazione si fonda totalmente su questo sogno carcerario, piuttosto banale, relativo ai miei primi passi e ai giorni di libertà. Un bacio dal tuo Vasek. 29 agosto 1981. Cara Olga, vita e morte, la nota coppia dialettica. Quanto più intensamente si vive e si è consapevoli della propria vita, tanto più vigoroso giunge dalle viscere della propria esperienza ciò che in sostanza fa dell'esistenza l'esistenza, della vita la vita, del significato il significato, ovvero i loro opposti, la non esistenza, la morte, il nulla. Io penso che ciascuno di noi abbia provato, almeno una volta, qualcosa di simile. In un momento di suprema felicità si ha la fulminea sensazione che non sia rimasto nient'altro che la morte. Questa vaga ansietà, il soffio di un'infinita inadempienza che emana da un'esperienza di magnifica gratificazione, la sensazione di orribile incomprensibilità che germina in un momento di profonda comprensione, possono essere spazzati via senza eccezione come fastidiosa la ruggine che dà noia alla raggiunta serenità. Si può attendere fino a che passerà la nube che ricopre il sole, continuando a vivere in pace e serenità senza porsi domande inquietanti. Oppure si può fare anche l'opposto, dimenticandosi di tutti i significati spontanei che hanno accordato un piacere così supremo, dimenticandosi della risposta data prima ancora che la domanda sia posta, fermandosi precisamente nel punto in cui l'aria fredda proveniente dall'abisso percuote con più forza, quando si sente con maggiore intensità di non avere nulla, di non sapere nulla e ancor peggio di non sapere nemmeno che cosa si vuole e confrontandosi con coraggio con la domanda che in quei momenti cresce nella mente, ossia la questione autentica ed essenzialmente metafisica del senso della vita. Ecco il punto. Cercando di scrivere qualcosa sul senso della vita, non ho fatto altro fino a questo momento che sforzarmi ripetutamente di definire questo concetto in maniera più precisa, o meglio, di individuare le circostanze esistenziali nelle quali la domanda sul senso della vita si impadronisce dell'individuo. Ma non c'è fretta. Ho ancora sufficienti sabati e domeniche di prigionia davanti a me.
perlomeno tanti quanti già trascorsi. In attesa di vederti, ti bacio, Vasek. 6 settembre 1981. Cara Olga, il senso della vita è quindi qualcosa che ci riempie in un modo e nell'altro, che costantemente cerchiamo e di cui sentiamo disperatamente la mancanza e che perciò tocchiamo a nostro modo. Non è un punto alla fine della vita, ma l'inizio di un'esperienza più profonda della vita stessa. È come una luce di cui non vediamo e non possiamo vedere la sorgente, ma al cui chiarore, ciò nonostante, viviamo, sia che gioiamo della sua inafferrabile abbondanza, sia che al contrario ci affliggiamo per la sua inafferrabile insufficienza. Essere perennemente in contatto con questo mistero ci rende autenticamente umani. Nessun'altra creatura, oltre all'uomo, è nello stesso momento parte dell'essere e quindi detentore insieme a lui del suo mistero e consapevole di questo mistero, con il quale e del quale vive. L'uomo non è soltanto la domanda, come per tutte le altre creature, ma è anche colui che la pone, che necessariamente la pone. Si potrebbe anche dire che l'uomo è un essere che si pone domande, è un essere che si interroga, o ancora quello attraverso il quale l'essere può interrogare se stesso. Il momento in cui vi è un serio confronto con la questione del significato non è solo il momento in cui l'uomo sente per la prima volta di aver perso il senso della vita, quindi un senso spontaneo, non ponderato. Ma è anche il momento in cui per la prima volta egli è toccato seriamente da tale significato e in maniera lucida. Nell'attimo in cui questo avviene, inizia anche la storia dell'uomo come uomo, la storia della cultura, la storia dell'ordine dello spirito. Questa storia non è la storia del rispondere, è la storia del domandare. Non è l'inizio di una vita che conosce il proprio senso, ma di una vita che ha compreso di non conoscere il proprio significato e di dover venire costantemente a patti con questa dura realtà. Ecco, questo venire a patti è l'esperienza metafisico-esistenziale più complessa, più oscura e nello stesso momento più importante che si possa sperimentare nella vita. Io non so in quale altro modo occuparmi della questione del senso della vita se non esponendomi personalmente a tale esperienza e tentare di parlarne. Non sto nella pelle all'idea di una tua visita. Ti bacio il tuo Vasek. 3 ottobre 1981. Cara Olga, negli ultimi anni ho conosciuto persone intelligenti e rispettabili, segnate a mio avviso da un destino tragico e ineluttabile. Si sono inacerbiti, hanno preso ad odiare l'umanità, hanno preso ad odiare il mondo intero e hanno perso la fede in tutto. A prescindere dalla propria natura, sono giunti alla conclusione che gli uomini sono malvagi, egoisti, cattivi, che non ci si possa fidare di nessuno e che non ha senso aiutare nessuno, che non vale la pena avere delle aspirazioni e cercare di migliorare le cose, che i principi morali, gli intenti più alti e gli ideali altri rispetto a se stessi sono solo ingenue utopie e che il mondo va preso così com'è, ovvero immutabile e malvagio, regolandosi di conseguenza. Questo significa non avere attenzione per nessuno, salvo se stessi. Occuparsi solo di sé e vivere la propria vita per quanto possibile, quietamente, senza dare nell'occhio. In certe condizioni estreme non è affatto difficile assoggettarsi a tale filosofia di vita. Io tuttavia considero la rassegnazione nei confronti della vita, di cui tale filosofia è l'espressione, una delle forme più tristi di caduta dell'uomo.
poiché significa precipitare in luoghi dove la vita perde totalmente il proprio significato. In realtà, a perdere il senso della vita, nell'accezione più profonda del termine, e a diventare miscredenti, non sono gli autori del teatro dell'assurdo o di poemi pessimistici, né chi si suicida o coloro che sono costantemente afflitti da malinconia, noia, angoscia, disperazione, né gli alcolisti o i tossicodipendenti, ma sono le persone apatiche. A proposito, in questi ultimi anni ho incontrato molti uomini eccentrici, miserabili, sfortunati, disperati, avventurieri, pervertiti, ingenui e naturalmente il più vasto assortimento di furfanti e canaglie. Ma non molti apatici, nel senso che intendo qui. Uomini simili non reggono molto questi ambienti. Ma qualcuno qui sta tentando con successo di entrare in questa categoria. Persone con un'indole più intellettuale oppure persone per bene che hanno messo un piede in fallo. La rassegnazione, come la fede, può essere deliberata o non premeditata. Se è deliberata, il livello di cattiva coscienza che di solito l'accompagna costringe la persona a giustificarsi e a difendersi diffusamente. Di fronte a chi? Perché? Facendo riferimento al male del mondo e all'immutabilità di questo male. La cosa importante qui non è il male del mondo che in ultima istanza ha costretto l'uomo a rassegnarsi, ma piuttosto quella sua rassegnazione che lo ha portato a concepire una teoria sulla malvagità del mondo. Per quanto i miscredenti possano negarlo, alla fin fine la scelta esistenziale viene sempre prima e solo dopo è seguita dalla rappresentazione pessimistica e senza speranza del mondo, intesa a giustificare tale scelta. E quanto più risoluta è la decisione di mandare tutto al diavolo, tanto più ferocemente ci si attacca alle proprie teorie apocalittiche. Lasciamela dire ancora più duramente. I miscredenti insistono così ostinatamente sulla persistenza del male nel mondo proprio per perpetrare essi stessi alcune di queste malvagità. Nota bene che quando qualcuno comincia a ribadire con frequenza quante porcherie ci sono intorno a noi, si sta egli stesso preparando a fare qualche piccola vigliaccata. Ti bacio, Vasek. 5 dicembre 1981. Cara Olga, la percezione collettiva è chiaramente uno dei fattori sui quali si basa la capacità del teatro di creare uno speciale senso della comunità. Pur non essendo un fattore peculiare al teatro, percepiamo in maniera collettiva anche altri generi come i film, ad esempio, e certamente non basta in sé per sé. La cosa decisiva è un'altra. In teatro non guardiamo un'opera finita. Essa si sviluppa di fronte ai nostri occhi e con il nostro aiuto, così che noi siamo testimoni della sua nascita e ne siamo in qualche modo anche un po' i creatori. In altre parole, quello che noi vediamo a teatro non è una cosa morta creata da una persona vivente, ma è la persona vivente stessa che in quel momento crea la propria opera di fronte a noi e con noi. Ciò ci attira lungo questo sentiero avventuroso in un modo totalmente diverso e di gran lunga più incalzante di quanto sia in grado di fare l'invito morto, anche il più persuasivo. Si sviluppa un legame esistenziale diretto fra l'opera e noi che la guardiamo. L'opera nasce e va in scena e può nascere e andare in scena solo come evento, avvenimento sociale, interpersonale. Fruirlo è una forma di relazione umana. Non sono soltanto gli attori sul palcoscenico che con la loro presenza, il loro agire, la loro vita fanno accadere questo evento, ma anche gli spettatori in sala. I film, la televisione, l'arte visiva sono in sostanza quello che sono, anche senza un audience. Ma il teatro semplicemente non esiste senza spettatori. Non solo perché di solito non si mette in scena una pièce in una sala vuota, ma perché anche se lo si facesse, essa non sarebbe del tutto una rappresentazione teatrale nel senso più profondo del termine. Con questo però la questione non è esaurita. Le radici più profonde della speciale abilità del teatro di creare un senso
festoso della comunità consistono in qualcosa di diverso ancora, qualcosa che non so descrivere con esattezza e che ha origine nell'essenza rituale del teatro antico. È una sorta di emanazione vivida e diretta del mistero stesso dell'esistenza umana. Lo spettatore rimane in se stesso, una persona viva, vivente, pensante, che agisce consapevolmente, eppure allo stesso tempo esce da se stesso per questo momento festoso estremamente circoscritto e in modo programmato, sulla base di un certo contratto sociale, la convenienza, la convenzione, rinuncia alla propria identità per assumerne un'altra, quella messa in scena. È questo che indica il reale mistero dell'esistenza umana. Rende attuale tale mistero, lo rende speciale, lo dischiude nuovamente. La dualità del suo stare sul palcoscenico amplifica, o meglio, pone in un modo diretto, situazionale, la domanda: chi è? O meglio, chi è l'uomo? Ti bacio, Vasek. Ed ecco l'ultima lettera della giornata, scritta il giorno dopo Natale, il 26 dicembre 1981. Cara Olga, certamente io non penso che il significato sia di esclusiva competenza dell'uomo, ma io ritengo che solo lui sia in grado di porlo come interrogativo. In questo senso è naturalmente eccezionale. Sembra in realtà che la consapevolezza e la ricreazione del mondo attraverso la consapevolezza sia una sorta di miracolo autonomo nella complessiva storia del miracolo dell'esistenza. Presto o tardi l'uomo doveva rendersi conto della sua eccezionalità. Non credo sia stato soltanto un errore della storia. È ovvio come tale riconoscimento sia alla base del tragico contrasto tra l'umanità europea e la biosfera, tra la natura e l'universo, le cui terribili conseguenze sono state alla fine l'attuale distruzione del pianeta e perciò dell'uomo medesimo. Ma la causa principale di questo contrasto, forse, non risiede nella comprensione dell'uomo della propria peculiarità, bensì nella sua incapacità di gestire il peso di tale comprensione, ossia in questa consapevolezza del miracolo della propria consapevolezza, invece di rendere più profonda l'umile ammirazione verso il mondo che ha dato origine alla sua consapevolezza e che attraverso di essa ha rivelato nuovamente se stesso all'uomo, lo ha indotto al contrario ad avere un arrogante senso di superiorità su tutte le altre forme esistenti. Non avrebbe dovuto l'uomo separarsi per prima cosa dal mondo, comprendere la propria peculiarità e la responsabilità che da essa deriva, per poi poter ritornare al mondo, ma ad un livello più alto, e diventare di nuovo sua parte integrante, questa volta migliore? E non è dunque possibile intendere il fondamentale e drammatico interrogativo dell'uomo contemporaneo e del genere umano, ossia: che cosa si riuscirà ad ottenere per primo? Forse un ritorno al futuro, a differenza del romantico ed illusorio ritorno al passato, e quindi una nuova e più profonda e adeguata integrazione con l'universo? O porteremo al culmine l'opera della nostra superbia e arriveremo a distruggere tutto, compresi noi stessi? Sono sopravvissuto al Natale in prigionia. La malinconia mi è passata e la pancia è cresciuta. Ti bacia il tuo Vasek. Bene, grazie a tutti. Non sento i vostri applausi, ma li immagino. E vi ricordo il terzo appuntamento, giovedì prossimo, con l'ultima serata dedicata alle lettere di Vaslav ad Olga. Grazie ancora e buona serata a tutti.